Salve a tutti, oggi voglio provare a risolvere un altro problema che riguarda questo Commodore 64, in particolare per quanto riguarda la tastiera. Infatti, digitando alcuni caratteri, questi non vengono visualizzati a video. Per farvi capire meglio, accendiamo la macchina e vediamo al video. Ecco. Compare la schermata iniziale. Se cominciamo a premere qualche tasto, vediamo, quindi comincio a premere dalla prima fila e poi li premo tutti, vediamo quali caratteri vengono visualizzati. Allora, Q niente, W sì, questo no, sì, vedete, io sto pigiando in questo momento, però solo alcuni caratteri vengono visualizzati, per esempio A. Niente, B, S, niente, D sì, G sì, H sì, G, K, ecco, L invece no, due punti, niente, punto e virgola sì, quindi Z niente, quindi se premiamo M. Vedete che al video rimane sempre uguale. Quindi alcuni caratteri non vengono visualizzati al video. Vediamo se questo problema riguarda la tastiera in sé. Potrebbe essere la tastiera che magari è sporca o altro. Quindi che facciamo? Prendiamo un altro Commodore 64 con la tastiera funzionante e proveremo la tastiera sul Commodore da nostro che presenta il guasto. Andiamo a smontare quella tastiera e la montiamo su quest'altro. Allora, apriamo e vediamo, sono attento. Stacchiamo prima cosa i cavi del LED, i fili del LED, dopodiché stacchiamo la morsettiera della tastiera. E prendiamo quest'altra che ho già staccata e andiamo a rimettere la morsettiera sui pin appositi. A questo punto accendiamo e vediamo cosa succede. Allora, cominciamo a premere i tasti. Vediamo, la prima fila sembra che tutti comandi. Quindi cominciamo con la seconda fila adesso. Quindi A, S, D, F, G, H, G. E anche questi vengono, ecco, anche questi vengono visualizzati a video. Proviamo con l'ultima fila, Z, X, C. Ok, e anche questi vengono visualizzati dal video. Quindi effettivamente la tastiera che abbiamo tolto è quella che crea il problema. Quindi che dobbiamo fare adesso? Non ci resta che smontare la tastiera dal guscio di plastica, quindi togliere queste viti. Dopodiché andremo a dissaldare questi due punti. Non so se si vede, un attimo sfocato, vediamo un attimo. Ecco qua, adesso si vede questi due punti e andremo ad aprire la tastiera. E
Vediamo, insomma, se il problema è dato dalla sporcizia o da altro. Smontato la tastiera e abbiamo conservato naturalmente le viti in un bel contenitore per non perderne. Allora, praticamente adesso dobbiamo procedere innanzitutto con togliere i tasti. Vedete, già si nota molta sporcizia sotto. Dobbiamo togliere i tasti praticamente. E poi le varie molle. Dopodiché andremo a togliere le due saldature e poi a smontare completamente la tastiera e vediamo se all'interno troviamo qualcosa di strano. Ecco che abbiamo tolto tutti i pulsanti, tutti i bottoni e li abbiamo messi in questo contenitore e li mettiamo da parte per dopo, per la pulizia praticamente. E così abbiamo fatto anche con le molle, le abbiamo messe in un contenitore e poi diciamo, le rimetteremo dopo una diciamo, lubrificazione. Quindi adesso passeremo alla pulizia della superficie, dopodiché andremo a smontare il pannello inferiore, come abbiamo detto prima, facendo queste due rissaldature di questi due punti e poi diciamo, andremo a togliere il pannello arancione e vedremo cosa troviamo all'interno. Ecco, abbiamo dissaldato i due punti e adesso andiamo a togliere queste piccole viti per smontare il pannello arancione. Svitato tutte le viti, le piccole viti le abbiamo messe in questo contenitore e adesso vediamo cosa troviamo all'interno. Ecco qua, questa qua è la piastra e questi sono tutti i pulsantini da sistemare da qui. Vedremo se ci sono problemi. Vediamo un attimo se ci sono problemi su questa scheda. Allora, dopo aver pulito i contatti, le piazzole e le saldature e aver controllato che non ci siano discontinuità, andiamo a fare una prova con il multimetro, il tester. Qui abbiamo un modello, diciamo, economico. E che facciamo adesso? Andiamo a provare piazzola per piazzola la continuità elettrica seguendo praticamente le tracce. Per esempio,
Per esempio, cominciando da questa piazzola, seguendo la traccia, andiamo a finire qua. Quindi, tra questa piazzola e questa piazzola ci deve essere continuità. Per fare questo, allora, possiamo impostare o sul simbolo del diodo, che praticamente nei modelli un po' più sofisticati, se c'è continuità elettrica, praticamente emette anche un beep, un suono, un segnale sonoro. Questo modello, diciamo, economico non ce l'ha. E allora noi che facciamo? Mettiamo comunque sugli ohm, sulle resistenze. Quindi praticamente, siccome noi cerchiamo la continuità, naturalmente la resistenza deve essere nulla o comunque, diciamo, vicino prossima allo zero. Infatti, se tocchiamo, vedete, se mettiamo in corto qua, andiamo il rosso col nero. Ci riusciamo una mano sola. Allora, vedete, questa è infinita, aspetta. Allora, ecco qua. Vedete che va prossima allo zero. E così dobbiamo trovare su tutti i punti. Adesso seguiremo, quindi partiremo da questa piazzola e seguendo la traccia andremo a testare la continuità lungo la traccia stessa. Allora, possiamo partire pure dal testare partendo dai punti di saldatura, vedete sono diciamo numerati e nominati con delle lettere A, B, C, D, E, eccetera. Quindi possiamo seguire tracce partendo per esempio da A e andiamo praticamente a seguire la traccia, quindi su questa piazzola. Questa, poi qui si dirama, andremo a vedere questa, guarda qua si dirama ancora, arriva qua, eccetera, eccetera. Quindi partendo da questi punti di saldatura, controlleremo ciascuna pista praticamente. Allora, abbiamo testato tutte le piste, e sembra che sia tutto a posto, cioè abbiamo trovato continuità su ogni traccia, se su ogni piazzola collegata. Quindi può darsi che il problema fosse forse, diciamo, la sporcizia magari sulle piazzole, che faceva sì che non ci fosse contatto quando si premeva un pulsante e quindi non ci fosse passaggio di corrente. Ecco, dopo aver pulito le piazzole, notiamo che per ciascun pulsante, per ciascun carattere, pulsante di carattere, ci sono due piazzole. Quindi perché si possa visualizzare a video il carattere, premendo sul pulsante, bisogna mettere in corto le due piazzole adiacenti. Quindi vuol dire praticamente che, allora, prendendo la parte inferiore dei pulsanti, vuol dire che uno qualsiasi, per esempio un pulsante qualsiasi, prendiamo questo, perché non si vede, allora, questo. Quindi vuol dire che queste due parti mettono in corto le due piazzole. Quindi vuol dire che tra questo e questo, se passiamo col tester, deve presentare una continuità elettrica. Oppure se mettiamo in modalità ohm, resistenza, deve
deve presentare una resistenza relativamente bassa, o meglio, non, tale da permettere il passaggio di corrente tra le due piazzole. Quindi che facciamo? Facciamo un test quindi su questi pulsanti, mettendo in modalità home il tester e andando a fare una prova. Con una mano un po' complicato, comunque ci provo. Allora, prendiamo tipo bastoncini di ristoranti giapponesi, ecco, così. Allora, andiamo quindi a mettere in corto, vediamo se ci riesco, ecco così. Vediamo che sul display segna una resistenza, è fluttuante perché sono io che mi muovo con la mano. Allora, se tolgo, vediamo che la resistenza è infinita. Rimettendo i due puntali, positivo e negativo, quindi mettendo in corto, vediamo cosa succede. Aspetta. Allora, ecco, quindi rosso e nero. Ok, vedete? Che segna un numero, quindi segna una resistenza che non è più infinita, ma è variabile perché mi muovo con la mano, però è di un certo valore. Vuol dire quindi che praticamente questo pulsante riesce a mettere in corto. Evidentemente questo è fatto di un materiale più o meno conduttore, quindi non andremo a pulire con alcol perché possiamo rovinare, ma andremo a questo punto. Andremo a questo punto allora a pulire semplicemente passando un cotton fioc molto delicatamente e vediamo cosa succede. Dopodiché andremo poi a testare, come abbiamo fatto per prima, praticamente, la resistenza su tutti i contatti, in modo da verificare che i pulsanti riescono a mettere in corto le piazzole. E dopodiché rimonteremo il tutto e testeremo. Punto testiamo anche il pulsante switch, praticamente shift lock, questo qua, questo. E allora vediamo un attimo, in questo momento è in alto il pulsante, quindi il circuito è aperto, quindi andando a mettere praticamente le due punte del tester dovrebbe dare resistenza infinita perché il circuito è aperto. Vediamo se è così. Allora, ovviamente sempre con una mano è un po' complicato. Allora, ecco, andiamo a vedere. Effettivamente segna resistenza infinita. Adesso che facciamo? Andiamo premere pulsante shift lock, quindi chiudiamo, quindi in basso, mettiamo in basso, e quindi abbiamo chiuso questo, facendo così in circuito. Adesso dovrebbe segnare una resistenza bassa. Allora, vediamo se è così. Prendiamo le puntali. Allora, vediamo se ci riusciamo. Andiamo a vedere cosa segna. 0,413. Quindi praticamente
segnano resistenza relativamente bassa, quindi c'è passaggio di corrente, quindi questo pulsante non dovrebbe avere problemi. Adesso che abbiamo tolto, c'è di nuovo resistenza infinita, ma perché non c'è passaggio di corrente, quindi questo pulsante dovrebbe funzionare. Abbiamo ricollegato la tastiera e adesso vediamo un attimo se premendo i vari pulsanti è cambiato qualcosa. Allora, partiamo dalla riga dei numeri. Sembra che possa andare. Grazie per la visione e arrivederci al prossimo video. Se vi è piaciuto questo video, mettetevi anche un mi piace, che ci fa sempre piacere. Arrivederci.